Con Arianna Marelli, sceneggiatrice del documentario Munch, Amori, Fantasmi e Donne Vampiro di Michele Malli al cinema dal 7 al 9 novembre 2022. Ben trovata. Ciao, ciao a tutti, grazie dell'invito. Lo raccontiamo brevemente? Con Michele Malli, che ha avuto la prima idea del film e che lo ha scritto con me e cura anche la regia, abbiamo deciso di raccontare Munch un po' a 360 gradi, intrecciando la sua vita e la sua arte. Siamo partiti un po' da questa idea che, se pensiamo a Munch, naturalmente tutti abbiamo in mente Durlo, no? La grande icona della sua arte. Ma in realtà, procedendo nello studio e arrivando poi al film finale, che è prodotto da 3D Produzioni e Nexo Digital, e ha questo titolo un po' evocativo, cioè Amori, Fantasmi, Donne Vampiro, abbiamo scoperto che in realtà che c'è tutto un universo attorno a lui, fatto da tantissimi capolavori che in realtà sono ossessioni della sua vita. Quindi una miriade di immagini che lui ha continuato a replicare e a variare per tutta la sua vita, che è durata 80 anni, quindi quasi un secolo, che attraversa la fine dell'Ottocento fino a metà del Novecento. E quindi sono tante le icone, non c'è solo l'urlo. C'è tutta una carrellata di immagini che indagano poi in sostanza l'animo umano, è un'arte di emozioni, abbiamo naturalmente l'angoscia, il dolore, la morte, la disperazione, ma anche l'amore, il desiderio, la gelosia, la giovinezza e quindi la speranza, tutta una serie di emozioni che ci fanno quello che siamo, no? Esseri umani. In fase di scrittura, su quali elementi ti sei voluta centrare? Una scelta che penso sia stata un po' un cardine è quello di intrecciare il nostro racconto anche alle parole di Edvard Munch, perché lui è stato anche uno straordinario scrittore, poeta, un aspetto che forse della sua produzione si conosce un po' meno. Quindi la nostra attrice straordinaria che ci fa da voce narrante, Ingrid Bolsö-Berdal, durante il corso del film a un certo punto legge degli estratti anche con le parole vere di Munch, ecco, che ci mostra l'altra faccia della sua produzione, che è quella appunto scrittoria e poetica. Ed è veramente un universo che treccia, no? Dove a volte è sui quaderni, appunto, sui taccuini che nascono le sue immaginazioni, e altre volte invece è la parola scritta a rielaborare delle immagini che lui aveva prima formulato dal punto di vista figurativo. In ogni caso, un continuo ritornare sempre sulle sue ossessioni, che sono poi istanti di vita che si cristallizzano, diventano un tempo che ritorna costantemente e però sempre diverso, ecco. Quindi in realtà anche una grande riflessione tempo, quella che insieme a Michele e insieme a tutti gli altri che hanno lavorato a questo progetto, vorrei ricordare anche per esempio Stefania Calatroni, che ha curato il montaggio in un modo molto sentito e appassionato. Ecco, è una riflessione sul tempo quella che noi proponiamo in questo film. Quali aspetti ti hanno maggiormente impressionato della figura di quest'artista? Intanto le sue immagini sono veramente straordinarie e anche visionarie. Quello che abbiamo approfondito è anche un po' il periodo nel quale lui ha vissuto, soprattutto quando lui è giovane, attraverso la sua esperienza nella Bohème di Oslo, che all'epoca si chiamava ancora Christiania, e poi la Bohème di Berlino, che è una Bohème di fine Ottocento, molto inquieta, molto tormentata. Siamo anche negli anni poco dopo in cui scopriranno le leggi dell'inconscio, no? Freud farà le sue scoperte, ma queste stesse idee cominciavano a circolare anche a Berlino, più o meno fino all'Ottocento, inizio Novecento. In quel frangente, pian piano, si pongono delle basi di una società nuova, con per esempio una sempre maggiore indipendenza anche della donna, no? Dalla sua posizione nella società, ma anche della scienza contemporanea, quindi la scoperta dei raggi X, la scoperta di fenomeni elettromagnetici. E Munch è in un certo senso il catalizzatore di tutto questo. La cosa che forse l'immagine che io trovo una delle più potenti, che intercetta le sue ossessioni personali, i suoi rapporti anche problematici con le donne che lui amava, comprendeva, ma anche temeva come figure minacciose, ecco, è l'immagine dei capelli. Lui dipinge queste donne con i capelli flessuosi, lunghi, e li paragona poi anche nei suoi scritti a dei cavi telefonici, perché abbiamo anche l'invenzione del telefono più o meno poi in quegli anni, e quindi sono dei legami che irretiscono, che avvolgono, che stringono
da un lato sensuali e dall'altro minacciose. Sono veramente dei dipinti che io invito poi a andare a vedere. Tra l'altro a Oslo noi abbiamo realizzato questo film in collaborazione con il museo Munch di Oslo, che adesso ha una nuova sede splendida sul fiordo proprio della capitale e che ora ospita in questa nuova forma l'immensa collezione di Munch, perché Munch è un artista che ha donato poi alla sua città un immenso lascito, direi migliaia di opere, oggetti, quaderni, fotografie, filmati. È un'opera veramente poliedrica che noi presentiamo, ma poi va vista, io penso, in diretta, ecco, personalmente anche al museo. Il documentario Munch, Amori, Fantasmi e Donne Vampiro di Michele Malli al cinema dal 7 al 9 novembre 2022. Un saluto e un ringraziamento alla sceneggiatrice Arianna Marelli. A presto! Grazie, buona visione a tutti. Grazie.